Allora, sabato e domenica prossimi, due appuntamenti con due libri dal particolare taglio e dal particolare contenuto. Sì. L'appuntamento di sabato alle 17.30 è la presentazione di un libro molto noto di Giacomo Mazzariol. Mio fratello rincorre i dinosauri. Un libro che ha avuto anche vasta eco anche nella stampa e nella televisione nazionale, che racconta come dire, di un viaggio di un ragazzo di 19 anni, l'autore, alla scoperta di suo fratello Down, un ragazzino di 13 anni che ha praticamente visto nascere, ha seguito dalla, dalla fase iniziale ed è un viaggio molto interessante ed è, credo, proprio un paradigma anche del modo in cui rapportarsi con queste persone che noi chiamiamo ragazzi speciali. C'è una prima fase di, di curiosità, addirittura... Giacomo si presenta dalla madre con un block notice da bambino in cui ha scritto tutta una serie di domande da fare. Poi c'è un'accettazione quasi inconsapevole durante tutta la fanciullezza. Poi arriva l'adolescenza. L'adolescenza è una brutta bestia e Giacomo rifiuta completamente la presenza di questo fratello, di questo ragazzino. Se ne vergogna, cerca di nasconderlo in tutti i modi agli amici, per poi capire invece la grande ricchezza di avere un fratello così. La grande importanza e recupera un rapporto pieno, un, un rapporto di complicità, di amore, in cui eh, diciamo sostanzialmente segna tutto il suo rapporto con suo fratello. E questo era il saluto. Invece, domenica, un altrettanto libro importante, di grande spessore. La domenica chiudiamo con un omaggio ad un, a quello che io considero un grande fanese, Ferrante Tonelli. Ferrante ha scritto in vari momenti della sua vita, in oltre 40-50 anni, delle poesie in dialetto, poesie in dialetto autentico, quello proprio cittadino, in cui ha fissato i momenti della sua vita, i momenti belli, brutti, ricordando gli amici ricordando i periodi di sofferenza, ricordando i periodi di, di felicità, attraverso dei nuclei che per lui sono importanti, fondamentali, sono stati la scuola, la montagna, la parrocchia, la comunità. E quindi invitiamo tutti ad essere presenti e ad acquistare il libro.